Ciao e benvenuto sul nostro canale di supporto. I problemi con le porte USB sono rari, ma se succedono e non si sa come procedere, si va nel panico e si comincia a provare tutte le porte, scollegando cavi, riavviando il PC, eccetera. Grazie ad alcuni semplici passaggi potrai risolvere i problemi più comuni, ovviamente se non sono danneggiate. Prima di tutto, verifica se le porte sono attivate nel BIOS. Spegni il computer. Connetti una periferica USB al connettore che non funziona. Accendi il computer e premi più volte il tasto F2 all'avvio per entrare nel BIOS. Clicca su General e poi clicca su Restore Setting e clicca OK. Clicca ancora una volta su OK. Clicca su Exit e poi Yes per salvare le modifiche. Prova ad eseguire una diagnostica a livello hardware per essere sicuro che il PC la riconosca. Utilizza la diagnostica integrata EPSA. Accendi il computer e premi più volte il tasto F12 all'avvio. Scegli Diagnostic e premi Invio. Si avvia la diagnostica del computer. Se vuoi controllare solo le porte USB, premi ESC per interrompere la diagnostica completa, perché prende molto tempo. Poi clicca su Next e qui scegli USB Device. Si avvierà quindi il test del device tramite porta USB. Ed in caso di errore, segnati il codice, così potrai informare il nostro supporto tecnico per trovare la soluzione corretta. Se gli step precedenti non hanno rilevato errori, prova a ripristinarle, così da eliminare alcune impostazioni o regolazioni errate. Scollega le periferiche USB, eccetto mouse e tastiera se hai il desktop. Fai clic destro su Start e scegli Gestione dispositivi. Espandi la voce Control USB. Fai clic destro sul Hub radice USB e clicca su Disinstalla dispositivo. Poi fai clic destro su Controller Host Intel USB, clicca su Disinstalla dispositivo e conferma la disinstallazione. Poi, una volta disinstallati, clicca sull'icona in alto Rileva modifiche hardware. Il sistema rileverà le porte USB e le reinstallerà automaticamente. Oppure puoi riavviare il PC. Come sempre, un aggiornamento del BIOS permette di risolvere problemi su alcuni componenti. Se hai il disco criptato, devi prima sospendere BitLocker. Clicca su Sospendi protezione e conferma con Yes o Sì. Poi vai sul sito di supporto del .it/support. Il sistema viene rilevato in automatico oppure inserisci il service tag. Scegli driver download. Sotto categoria scegli BIOS. Scarica ed esegui il file disponibile. E segui l'istruzione a schermo per completare l'installazione collegando il PC con l'alimentatore. Se nessuna delle soluzioni precedenti ha risolto il problema, prova a ripristinare Windows ad un punto precedente per escludere che sia dovuto ad un bug causato da un aggiornamento. Cerca Ripristino di sistema di pannello di controllo. Clicca su Apri ripristino configurazione di sistema. Con l'ultima versione di Windows hai due scelte. Puoi usare il ripristino consigliato, cioè ritornare ad un punto subito prima dell'ultimo aggiornamento. Cliccando sul link su Programmi interessati puoi vedere quali programmi o applicazioni e aggiornamenti sono stati installati e che saranno rimossi. Clicca su Avanti e Fine per procedere col ripristino. Oppure, come era nella versione precedente, scegli un punto di ripristino che è stato creato da te manualmente o in automatico. Metti la spunta per vedere i punti di ripristino creati. Scegli a che data vuoi tornare come ripristino. Anche qui verifica quali applicazioni e software saranno impattate. Clicca su Avanti e Fine per avviare il ripristino. Generalmente i problemi di USB si risolvono in modo semplice con qualche aggiornamento o ripristinandole come visto precedentemente, ma non escludere un controllo della periferica USB con un altro sistema per assicurarti che non sia difettoso il cavo o la periferica. Se hai bisogno di supporto, scrivici su Facebook o Twitter o consulta gli altri video qui sul nostro canale. Ciao e a presto!